Uno dei contributi più rilevanti offerti dai nostri orientalisti riguarda la conoscenza delle lingue e delle letterature dei paesi con i quali per primi erano entrati in rapporto. Intima ed essenziale parve a Ricci la relazione fra tradizione linguistica e letteraria della Cina e il suo governo. Così ebbe a scrivere: prima di dire del governo della Cina, è necessario che dichiamo qualche cosa delle sue lettere e gradi che in essa si danno, per essere la parte più principale del suo governo. È un modo in che sono diversissimi di tutte le altre nazioni del mondo. E se di questo regno non si può dire che i filosofi sono re, almeno con verità si dirà che i re sono governati dai filosofi. Per questa ragione Ricci lavorò su più fronti. Apprese la lingua parlata e scritta, impose una perfetta conoscenza della lingua ai nuovi gesuiti che venivano dall'Europa, iniziò la traduzione dei classici cinesi, in particolare dei quattro libri confuciani, traduzione che non è giunta fino a noi purtroppo, si dedicò con Michele Ruggeri alla composizione del primo dizionario cinese-portoghese e compose anche più tardi un dizionario cinese-europeo che purtroppo non è giunto fino a noi. Antelmo Severini dedicò molti dei suoi ultimi anni alla composizione di un dizionario, del primo dizionario cinese-italiano, al quale aveva dato nome Clavis Sinica, le cui schede sono conservate nella biblioteca Mozzi Borgetti e visibili in questa esposizione. Purtroppo il dizionario non vide il suo compimento. Di Severini dobbiamo ricordare anche preziose traduzioni di opere letterarie e poetiche e giapponesi prodotte per la prima volta in una lingua occidentale. Cassiano Deligatti e gli altri cappuccini che per primi misero piede nel Nepal e nel Tibet e studiarono quelle lingue, produssero dizionari, ne scrissero grammatiche, tradussero in quelle lingue opere religiose di occidentali, cristiane, come per esempio il Vangelo di Matteo in lingua tibetana, sebbene trascritto in caratteri latini. Giacomo Leopardi nello Zibaldone soprattutto dedicò numerose riflessioni alla differenza tra lingue alfabetiche e lingue ideografiche, come la lingua cinese, traendo da queste differenze conseguenze importanti anche per la definizione delle rispettive civiltà. Conoscitore sommo del sanscrito e del tibetano, oltre che di diversi dialetti indiani e del Nepal, fu Giuseppe Tucci, considerato ancora oggi il massimo tibetologo della storia. Ci ha lasciato traduzioni dal cinese, dal tibetano e dal sanscrito. Si è persino cimentato nella retrotraduzione in sanscrito di opere logiche del buddismo. L'interesse per le lingue e le culture dei nostri orientalisti non fu soltanto di carattere tecnico e scientifico, anche quando esso era finalizzato al compimento della missione religiosa, ma tendeva sempre a interpretare l'anima più profonda delle civiltà con le quali erano entrati in rapporto.